puntata di YouTube, questa è una puntata di Uncharted 4. Allora, dobbiamo andare in quella torre, la speriamo di poter riuscirci ad arrivare in macchina. Te sempre acrobatico, eh? Cioè, non sono altro girato in macchina. Siamo arrivati per primi. Diamo un'occhiata in giro e ripartiamo. Che ne dici del ponte levatoio, Nathan? È un po' fuori luogo, ma se costruisce un ponte levatoio significa che protegge qualcosa. Ad esempio un tesoro pirata? Forse. Allora, ma arrivare su là ci avrei un cavo di aggancio per andare dall'altra parte. Lì mi devi usare il verricello. Proviamo con quel verricello, proviamo. Oppa, vai! Ce le abbalte, sai, tra un po' arriveranno gli amici. Così, molto a naso. Esplosivi. Ehi, Nathan, devi vedere una cosa! Cazzo sei, Sam? C'è un modo di arrivare là sopra. Manco per le palle. Le scale sono rotte, la manovella è inaccessibile. Prova a cercare qualcosa su cui salire. Barile? No, barile qua per un motivo, mi sa. Andiamo a andare sotto. Sono delle casse, ma non me le fa muovere. Ci sono altre casse, ma figurati se me le fa muovere. Quindi bisogna tornare di là. Ok, grazie Sally, non l'avevo vista. Oh. Un altro sigillo. Allora, lo conosci? Sì, sì. Anne Bonny. Navigava nei Caraibi. Pensavo fosse morta in galera. O almeno è quello che viene raccontato. Sì, come no. Avery deve aver invitato anche lei. Un party si è fatto sto qua, però. La shoreline deve essere passata di qui. Chi trova, tiene. Capisco questo, più munizioni. Attento, ragazzo. Oh.
ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. Bingo. Sam, consegna a Petrano. Si vola! Aia. Ma guarda un po' su te, vuoto sta cassa. Non scomodatevi, eh! Ci penso io. Sì, la mano bella è una sola. Sai com'è? È andato bene, ragazzo. Ovviamente qua non si potrà ritirare su. Di merda, amico. Ehi, andiamo prima che arrivino altri mercenari. D'accordo. Ora abbassiamo questo ponte. Però ragazzi, prima devo fare rifornimento di munizione che non ne ho più.
fucile a cecchino, magari anche no, vai. Che avevo detto? Che c'è l'erba alta, quindi salvate i nemici. Ma guarda un po' che strano. E torniamo al verricello, E riproviamo. Via. Triangolo come se non ci fosse un domani. Perfetto. E come vi ho già detto, guarda caso, mi sa che il ponte non me lo fa tirare su. Ma che caso. Per le palle. Non so che parte si va, però a parte gli scherzi. Piano. Qua è da dove veniamo. Ok, quindi per di qua facciamo questi cosi qua, non per essere pignolo, ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri poteva mettere una ringhiera. E beh, effettivamente e non impantanarti. Beh, valeva la pena tentare. Un'occhiata. Dimmi un po', quanto devi ad Alcazar? La metà. La metà di cosa? Beh, ho parlato solo del colpo alla gamba. Che vale 400 milioni. Esatto, ma se la teoria di Nathan è corretta, allora i soldi in ballo sono molto buoni. Avresti dovuto parlargli di $200,000. Mai dire ai propri soci il reale valore dell'obiettivo. A dire il vero non pensavo di portare il suo. A posto? Ok. Sì, infanghiamoci un po', Siamo pronti. Si va! No, contro stessa! No! Oh. Niente panico! Niente panico! Forza, forza! Stai bene? Sono stato meglio! Tiraci fuori, ragazzo! Reggetevi! Ave Maria, prima di grazia al Signore. Tu sei benedetta. Sappiamo.
Mamma mia, questo non me l'aspettavo proprio. È divertente, no? Sì, bene, parlerò con il mio strizzacervelli. Perché hai uno strizzacervelli? No, ma dopo questa mi servirà. Andiamo, non fatene una tragedia. Avevo tutto sotto controllo. Ringraziamo ancora il Verricello, ragazzi. Mamma mia, che roba. Aspetta, fammi imboccare sto ponte. Ok, direi che la puntata di oggi può finire qui. San Verricello ci ha salvati. Dal vostro video è tutto. Bye bye.